dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Dalla prima lettera di Pietro. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè. Mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Figura questa del battesimo che ora salva voi. Siamo in uno dei momenti particolari della raffigurazione che si trova in queste basiliche. È il momento della discesa agli inferi. È una parte della nostra fede affermare che Gesù scese agli inferi, segno della salvezza che arriva nei confronti di tutti coloro che lo hanno preceduto. Qui è così rappresentata la figura di Gesù, avvolta da una mandorla, che è quella forma particolare che dice la santità del risorto, di chi è stato toccato dalla grazia di Dio, attraverso questa luce che si irradia dalla sua stessa persona. E questo Gesù si porta a voler raccogliere, dare una mano a due personaggi, Adamo ed Eva, che sepolti tornano a vivere. Diventa un elemento molto simpatico questa raffigurazione di tutte queste piccole mummie che si trovano sul fondo. Sono poste tutte quante in bende, ma hanno tutti quanti gli occhi aperti per dire che realmente il Signore è arrivato e dona vita nuova. La pittura si sviluppa su due piani. Un piano immediato, dove si coglie il gesto di Gesù, dove c'è una dinamicità nel suo porgersi verso Adamo ed Eva, e l'altro piano, quello della immobilità, dove sono affiancate l'une alle altre queste piccole mummie che dicono la fissità della morte. Il Signore arriva, porta movimento e vita. Immediatamente alla sinistra di questa rappresentazione è la rappresentazione di Gesù che visita i suoi che sono chiusi all'interno del cenacolo per timore, come sottolinea la parola di Dio. La fede è un elemento che dà forza, ma qui c'è ancora una debolezza della fede. Sono chiusi per timore. Incontrano il risorto, il quale si fa riconoscere immediatamente dinanzi a loro. Saranno loro poi a dover portare testimonianza a chi manca a questo appuntamento. E come in una ripresa cinematografica, la rappresentazione che ha a fianco narra proprio di quest'ultimo episodio. Qualcuno mancava, Tommaso, il quale al racconto dei suoi amici risponde che non crederà finché non avrà posto la propria mano nel segno di quella che è stata l'evento della morte, laddove la lancia è stata conficcata, laddove i chiodi sono entrati nella carne, lui vorrà porre la sua mano per poter credere. Questo non avverrà mai. Si dice questo, ma
non c'è mai la narrazione di Tommaso che mette la mano, anzi, c'è da parte di Gesù l'invito a farlo, ma lui non compirà mai questo gesto. E appunto questo è quello che viene rappresentato in questo pannello. Con molta chiarezza, con estrema determinazione, Gesù è presentato sempre al centro, di lato si trovano il gruppo dei suoi, ma fra gli altri spicca questa figura, quella appunto di Tommaso. C'è una particolarità in tutto questo. Tommaso, pur non credendo, non è stato mai eliminato dal gruppo della prima chiesa nascente. E questo diventa un grande segno, il segno dell'accoglienza. Ci sono questi tratti di luce estremi nei racconti di resurrezione che sono molto importanti perché ci dicono immediatamente quale deve essere lo stile di un credente di oggi. Un'accoglienza ad oltranza, una possibilità per tutti, perché per tutti ci sarà la possibilità di farsi riconoscere da parte del Signore, che ancora una volta come soggetto agisce per primo. Ultimo episodio è quello rappresentato in questo dipinto in cui si vedono con chiarezza dei pescatori su una barca, una rete gettata, piena di tanti pesci, e sulla riva Gesù. E questa è una rappresentazione particolare perché è la rappresentazione della pesca dopo la resurrezione. Pietro aveva pensato che ormai tutto era andato, che lui poteva tornare a fare il pescatore. E così fa. E con sé porta gli altri, ma, uscito fuori, le sue reti non si riempiono. Era un abile pescatore, ma non può più farlo, perché ha incontrato il Signore e la sua vita è cambiata. È stato detto con chiarezza, non sarai più pescatore, ma pescatore di uomini. E allora non riesce più nemmeno a pescare. Quello che sapeva fare prima non è più possibile oggi. Ma cosa accade? Il Signore dice, cala le reti. E queste reti si riempiono. E qua c'è una simbolica particolare del mondo antico. Il numero, 153 grossi pesci. E qualcuno si chiederà, ma perché 153? Li hanno contati? Ma qua si vuol dire qualcosa di diverso e di più. Perché 153 sono il numero delle nazioni allora conosciute. Questo significa che raccogliere 153 grossi pesci in una rete sta a simboleggiare la possibilità che ad ogni nazione potrà arrivare il messaggio di Gesù Cristo. Ma un particolare ancora più forte viene detto qui. Vengono accolti nella rete 153 grossi pesci. Pesce si dice ictus in greco. E nell'antichità il segno del pesce è il segno del cristianesimo presente. Perché? Perché in verità ictus significa, o potrebbe significare, i Jesus, chi Christos, Gesù Cristo, di Dio Figlio, tuteu uios, soter, Salvatore. Ictus è la maniera breve e simbolica per poter dire che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, nostra salvezza. E allora la particolarità, mentre si va a pescare, chi pesca, Pietro, gli altri, devono saper scoprire che pescano un'altra possibilità di incontrare Gesù. Nei 153 popoli stranieri, il Signore già è andato e a chi va per portarlo, la prima missione che gli spetta è quello di doverlo scoprire anche in loro.